Erano le 11:30 del mattino del 29 novembre 1924, una giornata bigia e nuvolosa, quando il grande maestro Giacomo Puccini, autore di tante celeberrime opere liriche, si spense a Bruxelles, dove si era recato per un'operazione alla gola. Puccini, forte fumatore, all'inizio del 1924 cominciò a soffrire di un terribile mal di gola accompagnato da raucedine e una forte tosse. A nulla valsero i rimedi naturali, inutili anche le cure termali a Salso Maggiore. Miseri palliativi per combattere il tumore alla laringe che gli venne infine diagnosticato, causa di quel tremendo mal di gola che lo tormenterà fino alla fine dei suoi giorni. Nel novembre di quell'anno il musicista decide di andare a Bruxelles, accompagnato da suo figlio, per farsi operare, ma muore pochi giorni dopo l'operazione per un infarto miocardico acuto. La morte del maestro suscitò grande cordoglio. Nella capitale belga si svolse una solenne cerimonia funebre in suo onore. Un corteo accompagnò il feretro fino alla stazione ferroviaria. La bara fu messa su un vagone privato su un treno per Milano, l'ultimo viaggio del grande maestro verso l'Italia. Che il musicista toscano fosse popolarissimo già al suo tempo è riscontrabile proprio negli episodi e nelle manifestazioni di affetto che accompagnarono il feretro durante questo viaggio di ritorno. Il treno che trasportava la salma del maestro da Bruxelles a Milano ci mise molto più del previsto ad arrivare. E questo per amore dei fan del musicista che aspettavano il feretro a ogni piccola stazioncina per omaggiarlo e porgergli l'ultimo saluto. Sembra che fossero presenti anche delle bande musicali che eseguivano le sue arie. La salma arrivò a Milano dove trovò accoglienza temporanea nella cappella della famiglia Toscanini prima di essere tumulata a Torre del Lago dove si trova tuttora. Il 3 dicembre nel Duomo di Milano si svolse il funerale. Arturo Toscanini in persona, con l'orchestra e il coro della Scala, eseguì la messa di Requiem. Fu dichiarato il lutto nazionale. Il maestro morì mentre stava lavorando al terzo atto della Turandot, l'opera che aveva iniziato nel 1922. La redazione del finale di Turandot fu affidata al compositore napoletano Franco Alfano. Fu lo stesso Toscanini a dirigere la prima dell'opera alla Scala di Milano il 25 aprile 1926. Arrivato al terzo atto, il direttore interruppe l'esecuzione sull'ultima nota scritta da Puccini e deponendo simbolicamente la bacchetta disse: «Qui finisce l'opera, perché a questo punto il maestro è morto».